Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video di Slime Pressing. So che questi video vi piacciono tantissimo, a me piacciono tantissimo perché sono veramente soddisfacenti e quindi ne vado a fare un altro. Sarà veramente una... questa mi piace come rubrica, è veramente una bellissima rubrica. E oggi andiamo e vado a realizzare delle immagini che mi avete suggerito voi sotto allo scorso video. Ebbene sì ragazzi, immagini o slime d'altronde suggeriti da voi, insomma, sotto lo scorso video di slime pressing. Ho comprato d'altronde due cose nuove per fare lo slime, quindi faremo anche lo slime con due oggetti nuovi. Allora, il primo è la prima immagine che andiamo a realizzare, che ce la suggerisce Sophie e Julie Kawaii. Mi dice, e ha avuto anche parecchi like, mi dice: Yolanda, fai la forma di un unicorno. Non potevi scegliere cosa più difficile comunque. Va bene, allora andiamo a fare questa forma dell'unicorno. Prima di tutto io vado a fare questo unicorno, e ve lo dico proprio, lo vado a fare con lo slime, diciamo, crunchy. Allora, io vado, oddio, inizio a mettere le palline all'interno della mia ciotola. Dentro queste palline, sinceramente, io ci vado a mettere la colla trasparente, cioè vado prima ad incorporare la colla con le palline e poi vado a creare il vero e proprio slime. Preferisco andare a mettere quella trasparente e farla incorporare appunto alle palline. Creiamo questa sorta di impasto, sembra proprio la neve d'altronde, guardate. In un'altra ciotola dobbiamo andare a creare un altro slime. Andiamo a creare uno slime con la colla vinilica. Mettiamo in questa ciotola la colla vinilica, metto la crema corpo, poi metto del balsamo, poi comunque la schiuma da barba io la vado a mettere lo stesso. Io lo lascio bianco perché poi lo vado a colorare dopo. Metto un pizzico di olio Johnson ed infine vado a mettere il sapone schiumoso, sempre se lo trovo. Eccolo qua. Non fa niente sinceramente che è sporco di palline, tanto non fa nulla. Abbiamo fatto anche il nostro slime, che è abbastanza liquidoso, guardate, da aggiungere all'interno delle palline. Cioè, è abbastanza appiccicoso, raga, ma è meglio che sia così comunque. Adesso iniziamo a mescolare ed amalgamiamo appunto lo slime con la colla vinilica con queste palline mescolate con la colla trasparente. Ovviamente io vi consiglio di aggiungere in questo caso anche altro acido borico. Allora raga, guardate, questo è lo slime che vi dovrebbe uscire. Ne dovevo uscire poco, ne è uscita una marea. Allora, ho messo all'interno di una ciotolina, come potete vedere qua, il mio slime. Comunque adesso invece Giulia Sorrentino mi ha scritto sotto sempre al video del pressing, praticamente mi dice: Yolanda, fai uno slime arcobaleno glitter. E oltre ad essere glitter, io lo vado a fare anche perlato, un po' d'acqua. Vado a fare prima lo slime e poi vado ad unire appunto l'acido borico oppure la soluzione, insomma. Allora, vado a mettere quindi il bicarbonato, che lo vado ad addensare. Questo lo sapete che io preferisco tantissimo e principalmente usare appunto la soluzione quando si tratta di slime trasparenti. Io metto anche un pochino di acido borico, diciamo che faccio un mix. Però per fare il pressing lo slime non deve essere molto molto denso, ma abbastanza liquidino. Dobbiamo dividerlo in... io li vado a fare con questi colori qua. Non inizio a dire i colori sono 7, non sono 6, io ne vado a fare 6. Vado a staccare un pezzo di slime e lo vado a colorare. Allora, eccoci qua. Allora, vado a mettere i miei colori, li vado a mettere all'interno di questo scatolino. Sinceramente non vado a farci caso più di tanto di come li vado a mettere, li vado a mettere un pochino a casaccio.
Eccoci qua, questo lo sapete che dovrebbe riposare, però insomma, c'è della serie non abbiamo tempo, quindi adesso questo qua lo cospargiamo di polvere iridescente, così, vedete che bello. Guardate che meraviglia, guardate qua che bello. Allora, andiamo a fare il pressing con un nuovissimo bello oggettino, che è questa la griglia che l'ho comprata, ragazzi, appositamente per voi per fare il pressing. Allora, io vorrei partire da questo e da fare anche un po' di ASMR. No, ragazzi, cioè guardate cosa fa. Con il pressing questo slime purtroppo, a quanto pare, non viene. Allora, passiamo al prossimo slime. Il prossimo slime che voglio andare a pressare è questo. Quello della Skipidol. Oh mio Dio, si è attaccato tutto. Che è quello fluffy slime, appunto, per... Lo slime che voglio andare a pressare adesso è lo slime che abbiamo fatto prima, ossia questo qua, specie di arcobaleno, invece così pearlescente. E invece questo qua lo vado a pressare appunto con la racchetta. Allora, questo qua per far sì che venga un pressing migliore, un bel pressing, lo slime appunto si deve assestare, altrimenti il pressing vi posso assicurare che non è che viene in maniera ottimale. Sempre uno slime che ho fatto io e passiamo quindi a questo qua. E in questo caso, come molti mi avete chiesto, vado a fare il pressing con la mano. Ok ragazzi, allora, devo dire che il pressing con la mano non è per niente male. Il prossimo oggetto che vado ad utilizzare per il pressing è questo qua,
che praticamente serve per colare la pasta, ma non lo useremo per il pressing. Ho fatto questo slime che è simile all'altro. Proviamoci. Vabbè ragazzi, io direi proprio top, cioè bellissimo. Altro slime, dopo facciamo l'unicorno, è questo, il super fluffy slime. Allora, è arrivato il momento di andare appunto a fare l'unicorno. Ok, raga, allora, questo è quello che è uscito. Abbiate pietà, non è così semplice come sembra. Però, alla fine non è venuto neanche poi tanto tanto male. Andiamo a fare quindi il pressing di questo unicorno, sperando che venga bene. E lo andiamo a fare con la griglia. Quindi, siete pronti? 1, 2, 3. Ragazzi, questo video è finito, spero tantissimo che vi sia piaciuto. Era uno slime pressing un pochino alternativo. Se volete suggeritemi altre immagini o altri slime che vorreste vedere nei prossimi slime pressing per vedere se funzionano o meno. Mi raccomando, arriviamo almeno a 8.000 like per questo video, non chiedo tantissimo cuoricini miei. In descrizione trovate il mio Facebook, il mio Instagram, lo shop per comprare le mie magliette. Attivate la campanella per ricevere sempre gli aggiornamenti inerenti al mio canale. Io vi mando un enorme bacione a tutti voi, cuoricini pocciosi, un abbraccio super iper mega fortissimo, vi voglio sempre tanto bene e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!